Ciao a tutte, ciao a tutti. Il pensiero di oggi è associato a quello che è il termine usatissimo, quale tu sei il riflesso di tutto, tutto il riflesso di te. Bene, il pensiero è vedere sempre e comunque tutto ciò che viviamo come il magico riflesso di qualcosa di grande dentro noi è l'inizio della vittoria. Cosa significa questo? Che nella struttura energetica di ognuno di noi esistono delle forze, forze che attirano e forze che respingono. Ipotizziamo che parliamo di un tuo problema, ipotizziamo che parliamo del problema che per esempio puoi vivere nel rapporto sentimentale, dove hai dei contrasti. Ebbene, nel momento in cui tu hai dei contrasti, è come se ci fossero due forze che si respingono, come l'effetto della calamita quando si respinge. Da cosa nasce questo? Nasce dal momento in cui noi, storicamente, quando eravamo più giovani, ma anche la nostra genealogia, se vogliamo, i nostri genitori, i nostri nonni e via dicendo, hanno giudicato degli eventi e delle persone. Il giudizio crea questo, per i discendenti, ma anche per noi, per i prossimi eventi futuri, una sorta di calamita effetto respingente, se si può dire così, cioè qualcosa che ci allontana l'un l'altro. Ora con questo non sto dicendo che devi cominciare ad accettare tutto, addirittura ad arrivare all'umiliazione, ma piuttosto di cominciare a contrarre meno il tuo addome. L'addome è una bellissima, è un bellissimo strumento di cui noi disponiamo che ci permette di capire quanto riusciamo ad accettare o meno un qualcosa. Se noi riusciamo ad agire a livello muscolare e gestendo bene il respiro, scandendo bene il respiro, inspirando bene e respirando bene a un ritmo regolare e circolare, possiamo indurre noi stessi a sciogliere certi nodi e quindi a giudicare anche meno, a vivere la vita con reazioni diverse. In fondo, come si dice in India, come si diceva negli antichi scritti indiani e non solo, non è tanto l'evento di cui ti devi preoccupare, i fatti accaduti o non accaduti, ma è la reazione che tu hai portato, hai avuto nel vivere quell'evento, perché quella reazione determinerà i tuoi futuri eventi, il tuo destino e quello dei tuoi discendenti. Un abbraccio da FabioNetzach.net.